voglio arrivare a 40 anni, vi prego, voglio arrivare a 40 anni. Quest'ultima emergenza, i politici nazionali, regionali, provinciali e tutti quelli che ci hanno le mani dentro, invece di vedere come affrontare l'emergenza con un nuovo piano, una nuova logica, ritornano alle vecchie logiche. Quel sito, chiuso da una legge dello Stato, è stato prontamente riaperto per continuare a sversare altri rifiuti raccolti dalle strade dei comuni napoletani. Comunque in quei giorni noi siamo stati lì a lottare per noi, per voi, per tutti quanti, perché si finisse con queste logiche di scarico indiscriminato. In questi giovedì è stato raggiunto il limite di 10.000 tonnellate di rifiuti che dovevano essere insomma messi, appoggiati in questo sito a Taverna del Re, ed è quindi stato fermato questo sversamento. Noi del comitato, noi ragazzi che stavamo là sopra, abbiamo cercato di darci un punto d'incontro, un ritrovo per non perdere queste energie, per non disperderci in altre cose. Dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione sul problema rifiuti, sul problema discariche e su tutto quello che è legato a questo che per molte persone, anzi per pochi, è un business, ma per molti, per noi che stiamo nei paesi e nelle strade, è solo malattia, tumori, immondizie, non ce la facciamo più. Ringrazio innanzitutto gli amici di Giuliano che sono venuti a darci una mano qua, questo significa che il fronte di lotta può essere un fronte unico. Non è che ci dobbiamo mobilitare soltanto quando l'immondizia sta a Parete o sta a Giuliano, dobbiamo renderci conto che questo è un problema nazionale, soprattutto delle nostre zone. Io voglio dire soltanto due parole e poi lasciare la parola a Marfella, che emergenza non è una cosa che può durare da 17 anni, emergenza è qualcosa che dura un giorno, un mese, ma non da 17 anni. Questa ormai è una tecnica, ormai vogliono continuare a gestire la questione dei rifiuti aprendo dei buchi e buttandoci dentro questi buchi l'immondizia tal quale. In questi anni siamo stati tutti i movimenti criminalizzati perché ci hanno attaccato dicendo che noi siamo gli responsabili che non vogliamo un NEZ. Non è vero, per ogni no che noi diciamo abbiamo 10 sì. Noi non è che non vogliamo le discariche, noi abbiamo un modello alternativo di rifiuti che funziona e nel quale crediamo, e del resto non capisco perché dovremmo credere al loro modello di gestione di rifiuti che da 17 anni ci ha portato in questa condizione, e questa è una vergogna. Il nostro modello di rifiuti è basato su dei punti precisi che tra l'altro sono gli stessi punti che la comunità europea ci dice che dobbiamo portare avanti, perché la comunità europea ormai ci prende per il culo, ci ride addosso, perché la situazione che stiamo vivendo è una situazione da 800. Noi proponiamo innanzitutto, e lo dico alle mamme che stanno qua, alle nonne, tutte quelle che ci stanno sentendo, una riduzione a monte dei rifiuti. Questo significa che se possiamo fare a meno di bicchieri di plastica, di cose che devono essere buttate, facciamone a meno quando andiamo a mangiare, una riduzione a monte dei rifiuti. Una raccolta differenziata porta a porta e che ci consenta pure di abbassare le tariffe sui rifiuti, perché non capisco che il fatto che se io consumo meno corrente risparmio sulla bolletta e se invece faccio la cosa differenziata non devo essere premiato. Il fatto che non ci sta una TARSU basata sull'immondizia che produco è proprio un modo per non farci fare la differenziata, perché se noi organizziamo, se noi ci facciamo promotori di un'idea che vuole la tariffa basata sulla quantità di immondizie che produciamo, noi siamo incentivati a fare la raccolta differenziata, perché più la raccolta differenziata facciamo e meno paghiamo. Inoltre vogliamo gli impianti di compostaggio, perché l'umido negli impianti di compostaggio potrebbe essere lavorato e potrebbe diventare compost e fertilizzante per il terreno.
Quindi i nostri sì ci stanno, noi abbiamo delle proposte concrete, questo è il problema, è loro che non ci vogliono ascoltare. Ormai sono 17 anni che siamo in questa condizione e loro vogliono continuare a farci stare in questa condizione. Quindi invito tutti quanti a non delegare, ma a partecipare attivamente. Lo so che molti di noi a volte si stancano, non fanno la differenziata, perché tanto voi ammescono tutto coso. Lo sappiamo che siamo pure un po' stufi, però purtroppo questi signori stanno mangiando sulle nostre spalle e se noi non ci diamo noi una svegliata, purtroppo questa situazione continuerà. Io quindi invito tutti quanti a fare prima di tutto la loro parte e poi a pressare le amministrazioni locali, i consigli comunali, tutti quelli che devono decidere a fare la loro parte. Dobbiamo credere in questo modello alternativo di gestione dei rifiuti e non al loro modello di gestione che ci ha portato alla vergogna che possiamo guardare affacciandoci fuori al comune, vetro, plastica, tutti i materiali riciclabili, riutilizzabili e che invece non vengono abbandonati là in questa emergenza perpetua che dura 17 anni. Dobbiamo credere in questo modello alternativo.